Ciao a tutti dal Naguzzi, terza gara del mondiale, secondo anno, pole position di Pier Naguzzi in 1.59.6.61, seguito da quel mastino australiano che è Jack Miller a 2 decimi e da Alex Rins a 4 decimi con la Honda. Fenati sempre quinto, è comunque una costante per Fenati, sempre dietro me, Jack Miller, Rins e Marquez. Abbiamo un grande Danny Kent con la Husqvarna in ottava posizione. Molto bene. Vediamo la gara. Si chiude qui il tour di qualifica per l'assegnazione. Wayne Gardner l'ho sbloccato. Bella lì. Buongiorno e benvenuti. Si va in pista, signori. Vamos a ganar, Pierino. Circuito Argentina. Sempre attento a Miller e Rins. Gran partenza di Fenati. Parto sempre malissimo, ma ho un passo gara che gli altri non hanno. Voglio il mondiale moto 3, se no in moto 2 non ci vado. Alla caccia di Marquez, fratello minore del campione Mark. Ovviamente le impostazioni sono fisica semi pro, difficoltà facile, devo ammetterlo. Non una frenata assistita, non guida assistita, freni congiunti sì, perché a mio modo di vedere, io sono motociclista, cioè avere due comandi per il freno anteriore e il posteriore non ha senso in un gioco. Questo è il mio punto di vista. Magari è anche vero, mi piace vincere facile, ponci 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 po. Ehi, tre davanti vanno, Cinghiolotto Fenati è terzo. Miller e Rins sono i primi due, come al solito. Il mondiale me lo giocherò con loro. Ho l'impressione che Fenati o si dà una svegliata.
altrimenti è fuori dal mondiale. Lungo, lungo, lungo del Naguzzi, porca miseria. Pier Naguzzi, ti devi svegliare. Non per arrivare quinto. Miller, Rins, Fenati. Pillo, mondiale. Vabbè, sempre meglio prendere punti che rompere la moto o cadere. Io non uso il flashback, come cacchio si chiama. Non mi interessa, voglio che sia il più reale possibile. Dai, dai, Pierino, vai a prendere Marquez. I primi tre mi sa che se ne sono andati. Ieri ho provato la Moto2 con fisica semi-pro, senza gli utili né di guida né di frenata, devo dire che la Moto2 è abbastanza gestibile. La MotoGP o ci prendi la mano, o sei giù ogni curva. Massima concentrazione adesso, dobbiamo fare il recupero. Vabbè, Pier. Mi sa che se va bene arrivo quarto, ma se va bene. No, arrivo quinto. Guarda Vasquez che fastidio che mi dà. Purtroppo ragazzi, cioè, sviluppano anche le altre moto, non siamo solo noi a sviluppare. Dai, Martin Vasquez. Non picchia sul dritto la KTM del Naguzzi, che solitamente è la sua caratteristica, un gran motore, KTM. Questa non è sicuramente tra le mie piste migliori, ma mi aspettavo un podio. Podio che non arriverà. Penultimo giro, forse vado a prendere Marquez, ma proprio forse. Beh, quarto meglio che quinto. Sta guidando malissimo, malissimo. Fenati primo.
Bravo Fenati. Oh, era ora. Togli un po' di punti a quelli lì davanti. Eccolo che. Le Borla Joel Naguzzi. Che arriverà a settimo. No, dai, recupero. Cazzo, le prime due gare, un primo e un terzo posto e qui c'è la flessione. C'è qualcosa che non va alla moto. Secondo me non si adatta su. Da. Dovevo sistemare la moto, ho fatto poche prove di qualifica. Che gara schifosa, come direbbe il Kumenda, che gara obesa. Saluti al mitico Marco. Nonostante ci separino un bel po' di anni, ma ci accomuna una passione che è quella dei videogames. Tristezza, ottavo posto, signori. Ottavo posto per il Naguz. Male, male, male. Vediamo chi ha vinto, perché non è più controllato. In attesa di vedere i Ha vinto festeggiamenti a parco Rins. chiuso, la regia ci Miller propone la secondo, classifica finale Fenati della gara. terzo, a 17 secondi. Bruttissima gara del Naguz. Sembrava impeperonito, impeperonato. E invece una tristezza. Questa è la classifica mondiale. 65 Miller, 61 Rins, 49 Naguzzi, 40 Fenati e 37 Marquez. Signori, un saluto dal vostro amico Naguzzi al prossimo video. Ciao! Hua!